Il 2023 è ormai finito ed è tempo per la politica di tirare le somme. Questo governo è fallimentare, così l'onorevole Piero De Luca, esponente del PD, nel bilancio di fine anno, puntando l'attenzione sugli ultimi provvedimenti del governo nazionale. Dal nostro punto di vista questo anno di governo è stato del tutto fallimentare. Eh, non ha fatto nulla la destra per sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, anzi ha aumentato e ha messo per esempio le accise sulla benzina. Ha affossato la nostra proposta di legge sul salario minimo che mirava a dare dignità, tutele, eh, soprattutto alle ragazze e ai ragazzi, alle donne rispetto allo sfruttamento sul mondo del lavoro. Eh, ha cancellato il reddito di cittadinanza senza prevedere misure di sostegno sociale alternativo per famiglie in difficoltà economico, percorsi di inserimento di formazione lavorativa o professionale e dal prossimo anno ci saranno 900.000 nuclei familiari completamente scoperti, un vero e proprio disastro sociale. Eh, sta tagliando i fondi sulla sanità una cosa drammatica dopo anni dopo l'emergenza eh, del covid non, vuol dire che non, non si è preso nulla di questa drammatica pandemia si tagliano i fondi sulla sanità eh, si continua a tagliare sulla scuola, eh, non c'è nulla per gli investimenti infrastrutturali e soprattutto si lavora contro il mezzogiorno, il governo è il governo più antimeridionalista della storia del paese continua a tenere bloccati le risorse del fondo sviluppo e coesione, sono 25 miliardi di euro già dist distribuiti o ripartiti dalle regioni che devono solo essere erogati, ma il ministro Fittoli tiene sequestrati a Roma e ovviamente impedendo di portare avanti progetti di intervento e di investimenti sul territorio.